にちは。うん。じゃあどっち？よしのたゆまちんくやんに。ほつえな、あなたがパッチグンチドウェグインディ。Forse che ci avresti reso metterla di cominciarmi come se io sembrassi ancora più piccolo di quello che in realtà sono, come non ha detto me l'ha dato della 16enne. Mi hanno detto guarda io ti davo 16 anni, però poi ho capito che comunque per stare sul palco almeno 18 ti dovevo avere, ma più di 18 non te li davo. E quindi mi sono fatta i ciucci, insomma, per avvalorare tutte queste teorie del mondo che mi portano avanti da quando ho appunto 5 anni. Comunque no, mi piaceva molto oggi l'idea di farmi i ciucci. Tra l'altro oggi la mia voce mi aiuta perché sono raffreddata, come al solito. Io vivo la mia vita raffreddata ovviamente. E sto facendo questo vlog per raccontarvi un po' tantissime cose. E per dirvi tante cose nuove per il futuro. E volevo intanto parlare di com'è andato il Comic Con, che è stata l'ultima fiera alla quale ho partecipato e che è stato fantastico. È stato il mio primo Comic Con quasi intero, quasi completamente fiera, totale, dall'inizio alla fine. Anche se in realtà ho fatto solo 3 giorni, mi mancava il lunedì. L'anno scorso invece ho fatto una toccata e fuga di un giorno, il sabato, arrivata la mattina, tornata a Roma la sera, solo per il mio concerto. Quest'anno me la sono potuta godere un po' meglio. È una fiera enorme, ma che purtroppo non ho potuto girare perché faceva un freddo allucinante, infatti io sto male causa Comic Con. Però è stata comunque una fiera che mi ha lasciato tante tantissime soddisfazioni, soprattutto grazie a tutti voi. Vi dico solo che tipo domenica dopo il mio concerto io, cioè, mi perdo sempre un attimo un po' dopo il concerto perché vorrei subito parlare con le persone che mi seguono, diciamo, tutti i giorni, di cosa è andato bene, cosa è andato male, cosa poteva andare meglio e magari riprendermi un attimo, bere un po' d'acqua. Stavo facendo questa routine che faccio sempre dopo ogni concerto, quando mi riavvicino al mio stand era pieno di gente, affollatissimo, con Alessandro che mi clicca davanti che li fermava e diceva adesso arrivo, mi ha visto e mi ha fatto vieni, corri! E io ero lì, sì, ma è stato fighissimo e mi sentivo una vera superstar. Tantissimi di voi hanno comprato tante stampe, tanto che le avevo per il Romix, ne ho vendute la metà, le ho rifatte per il Comic Con, sono un'altra volta senza stampe, infatti dovrò comprarle di nuovo. Le state comprando tantissime e sono contenta, io sto anche cercando di variare sul tipo di soggetto e di foto in modo che comunque tutti abbiano il loro personaggio preferito fra quelli che ho fatto e tante varietà di stampe da scegliere. Siete fantastici comunque, grazie, anche perché tutti i soldi che voi, diciamo, spendete per comprare qualcosa di mio, oltre che comunque essere un ricordo, avete anche l'autografo, a me mi aiuta a portare avanti tutto questo progetto, perché i soldi che voi date per le stampe non è che invece vado a comprare gelato, li reinvesto in nuove stampe, quindi in nuove cose che sempre voi potete comprare, in nuovi ricordi che potete avere di me e della volta in cui mi avete incontrato e magari siete venuti al mio concerto. Quindi innanzitutto grazie per tutto il vostro supporto, il sostegno e anche per chi è venuto semplicemente allo stand e si è fatto una foto con me, mi ha fatto i complimenti, grazie. Siete tutti comunque nel post di giorni e giorni fa di ringraziamenti del Comic Con, perché ormai ho cominciato questa cosa che mi faccio sempre i selfie con i fan e sarete sempre voi tutti quanti sulla mia pagina Facebook insieme a me, perché è un bel ricordo di bellissime giornate anche per me. Inoltre poi il concerto del Comic Con è stato il concerto del mio compleanno, è stato un po' improvvisato, buttato lì, anche perché a livello tecnico non era, diciamo, un granché. Il mio microfono è il mio microfono, cioè è proprio il mio, e la gente magari diceva sì, il microfono anda bene, il microfono va benissimo perché è il mio e non costa nemmeno poco, per quel che ne so. Il problema era l'impianto audio, nel senso di gas e cose del genere, però comunque ho cercato di cavarmela lo stesso, di continuare il concerto fino alla fine e di divertirmi soprattutto, e è stato semplicissimo stavolta divertirmi grazie a voi soprattutto, perché siete stati il pubblico più partecipe che io abbia mai avuto in un mio live. Cioè siete stati lì tutto il tempo e urlavate quando dicevo il titolo di una canzone che magari conoscevate e vi piaceva, quando magari la cantavate insieme a me. È stato davvero bello, non mi era mai successo, comunque mi è successo pochissime volte con pochissime canzoni. Invece questa volta è stato così praticamente tutto il concerto, che è durato tipo un'ora. Ho fatto le mie 9 canzoni da scaletta e poi ne ho aggiunte qualcuna random, così scendendo e risalendo sul palco, lì per lì, scegliendo appunto la canzone che credevo più adatta in quel momento. E non è stato un concerto egregio a livello appunto tecnico, però ci ho messo davvero il cuore, mi sono divertita tantissimo ed è stato il compleanno più memorabile di sempre. E poi tra l'altro io erano anni che volevo realizzare il mio sogno di passare il mio compleanno facendo un concerto, e grazie ad Animiclick ho avuto questa possibilità, quindi grazie a voi che siete venuti a vedermi e grazie a Animiclick per avermi dato questa possibilità. Il sabato invece ero in cosplay da Hilary e ho presentato la gara di Idolmaster. Mi sto scegliendo sempre un po' di più sul palco come presentatrice, anche se non è quello che voglio fare nella vita, non mi ci vedo proprio nella vita di tutti i giorni a presentare, sono ancora molto timida e inesperta rispetto a magari quando sto sul palco per cantare, e la gaffa più grande è stata assolutamente cadere sul palco. Dimenticatelo. Io ho la ferita allucinante sul piede. Praticamente
stavo salendo le scale, che erano al lato del palco, però si vedeva tipo tutto, e avevo le scarpe quelle di Hilary che io non, cioè, non sapevo niente nessuno, ma chi le ho portate la prima volta a Romix con quelle scarpe? Le scarpe non dovevano essere quelle, sono state ordinate di una misura di tacco molto molto più bassa e sono arrivate diverse, sono arrivate con quel tacco alto così che io mi ci ammazzo ogni volta perché c'è, te prego. Sapevo che sarei caduta, però non pensavo in quel modo, avevo più che altro paura di cadere proprio sul palco. E invece sono caduta salendo le scale, non per i tacchi, ma perché mi si è incastrato il fiore, che c'è praticamente attaccato sul davanti della scarpa, sotto lo scalino. Mentre salivo, cioè, mi sono incastrata lì, io continuavo ad andare, e sono caduta in ginocchio sul palco, cioè proprio all'inizio del palco, con il piede ancora incastrato, e mi è venuto un livido allucinante che mi fa ancora male, ed è enorme, tipo, così, gigantesco, prendo tutto il mio piede. E poi ovviamente volevo morire lì per lì, però ho cercato di prenderla bene e di ridere perché, cioè, tanto lo sapevo di sapere. Alla fine del contest dell'Idolmaster mi hanno fatto cantare una canzone, mi sono tolta le scarpe ovviamente perché se no ci mettono una gamba, non il piede. E ho cantato l'opening di Hilary in italiano, visto che era appunto cosplay di Hilary versione Ballaica, e anche lì mi sono divertita tantissimo. Non ero nemmeno, non mi ero scaldata, non ero preparata, non ero pronta, niente, così ho improvvisato tutto il palco, vai vai vai. Il comico è stato davvero tanto tanto divertente per tantissime cose. Il Dirty Dan invece sono stata tipo fermata da un milione di persone, anche 2 milioni, tipo ogni 2 metri. Oh no, perché si dice, oh no, oddio mio, ogni volta che porto è così. E infatti poi va a finire con 5 milioni di foto probabilmente sparse per tutto Facebook, ma io non ne ho nemmeno una perché sono tutte foto che mi fanno magari le persone che vengono in fiera per fotografare i cosplayer col cellularino, tanto così. Però di foto a livello di set non ne ho con Anna e rosico un casino perché ne vorrei troppo uno. E anche come Anna sono caduta inaspettatamente, però quello è stato tipo proprio un incidente perché mi stavo abbassando per parlare con una persona allo stand e sono inciampata nella gonna. Però sono caduta tipo principessa, mi sono rigirata automaticamente tipo capriola della morte e sono caduta così, con le mani così. È stato fantastico e non mi sono nemmeno fatto male fortunatamente, però vabbè, è stato un comico di cadute allucinanti, vabbè. E anche venerdì, come hanno presentato il contest di Idolmaster, e è stato diciamo un po' un primo approccio, però non credo sia andato per tutto male. Tra l'altro la mia esibizione di Il mondo è contigo, quindi di Hilary in italiano, in cosplay, con anche la seconda appunto giornata presentatrice del contest di Idolmaster, la trovate già sulla mia pagina Facebook, l'ho postata tempo fa, e magari potete dirmi cosa ne pensate delle mie capacità come presentatrice e magari dell'esibizione che sono un po' più portata. E poi, sempre nella mia malattia costante e imponente che continuo appunto anche questi giorni, ho partecipato a 2 provini. Il primo provino per il Tour Music Fest, che è un concorso per trovare appunto un cantante. È praticamente strutturato uguale a un talent di Big Factor, però la differenza è che non si va in televisione. Infatti, non essendoci sponsor, quali pubblicità che servono poi per pagare il programma, lo devi pagare tu che ti proponi e ti fai già. Ho sborsato un po' di soldini, non troppi in realtà, infatti per questo ho partecipato, perché sono molto povera, altrimenti non avrei potuto partecipare. Ho partecipato appunto a questo primo casting e ho indossato l'outfit che avevo indossato dal Comic Con per problemi vari. Ovviamente gli ho chiesto quale outfit dovrei indossare, poi mi avete detto 2 outfit e poi ne ho messo 2 diversi, perché proprio c'è. Però non l'ho fatto apposta. Il fatto è che quello del Comic Con è stato un casino perché dovevo sbrigarmi a prendere un outfit e ho dovuto prendere quello per diversi problemi, vabbè. Che poi tra l'altro mi si sta scucendo tipo addosso e non so come, però lo vorrei rimettere perché mi piace tanto, ma sai, tipo è scucito, non è molto carino. E ho cantato Heidi Tayon, tutta intera con la base, cose varie. È andata bene, quello me l'hanno detto subito, sono passata, mi hanno detto Caledonia. E ho il secondo premio a ottobre, ho del tempo per prepararmi. E praticamente questo concorso è strutturato che se poi passi anche il secondo provino, se non mi sbaglio, le semifinali, che sarebbero il cosiddetto terzo provino, e poi le finali sono in un teatro a Roma davanti a un pubblico di tantissime persone live, proprio come se fosse appunto un factor, però non vado in televisione. E come premio c'è sempre un contratto discografico, essendo appunto una cosa che non va in televisione e che devi anche pagare, c'era molto meno gente a partecipare a questo casting provino. Quindi dedicano molto più tempo a ogni persona e la cosa è molto più veloce, cioè io con un'oretta e mezzo a dire tanto mi sono fatta il provino. E mi hanno lasciato questo foglio in cui ci sono scritte alcuni parametri di valutazione che vengono presi in considerazione per i cantanti. La spunta andava messa tutta a migliorare o su punti di forza. I parametri per i cantanti sono intonazione, edizione, interpretazione, presenza scenica e look. Mi hanno messo tutti i punti di forza su queste cose. Mi hanno messo solo un punto da migliorare su tecnica musicale ed esecuzione, che in realtà intende praticamente la tecnica vocale da migliorare.
quindi proprio a livello di respirazione e cose proprio tecniche del canto. Io so che comunque sto perdendo molto l'allenamento tecnico, puramente tecnico e professionale, col fatto che non frequento più una scuola, e mi sto buttando molto su quello che io sento, su quello che io riesco a fare con la mia voce, ma comunque non sono un'insegnante di canto, quindi ovviamente non mi posso dare chissà quanti consigli anche da sola. Io vado molto a come sento e a come vivo io la mia voce, diciamo, il cosiddetto talento. Ovviamente ho anche pensato che non era esattamente il giorno giusto per dirmi che devo migliorare la mia tecnica vocale, perché stavo tipo malissimo, stavo molto peggio di come sono sto oggi, e non riuscivo nemmeno a respirare col diaframma e cose varie, quindi alla fine è stata un po' buttata lì. Però sono comunque contenta di tutti i punti di forza che mi hanno dato, e questo l'ho passato. Due giorni dopo è iniziato l'inferno, perché ho partecipato ai casting per X Factor. Vi ho messo una marea di materiali sulla pagina, perché è tipo una giornata fighissima, anche se io avevo tipo un botto sonno perché ho dormito tipo 4 ore. Mi sono svegliata alle 5 di mattina, sono uscita da casa alle 6:30 per stare lì alle 7, uscire dalla macchina alle 7:20 perché mi dovevo finire di truccare e avere una fila di una marea di persone già alle 7:20, e ci hanno fatto entrare alle 8 e facevo un freddo cane, io stavo ancora male tra l'altro, e abbiamo cominciato una fila interminabile per poi appunto addentrarci nel piazzale verso le 11:30, e da lì venivamo chiamati a gruppi di 50. Io ero il 341 e quindi ce n'è voluto un po' prima di entrare. Sono entrata circa all'una. Una volta entrata ti smistano in diverse salette, ce ne sono tantissime, dove fanno appunto le audizioni, e una volta arrivata davanti alla saletta tu dici ok, adesso faccio. Invece no, ho aspettato altre 2 ore lì. E alle 3 finalmente mi hanno fatto il provino, e è stata una cosa tipo super velocissima di 2 minuti. Ho portato ovviamente tutto a cappella come da regolamento, si dovevano portare 2 canzoni in inglese e 2 canzoni in italiano. Però siccome io canto in coreano, l'avevo scritto nella mail di partecipazione al casting, quella proprio che si fa iniziale sul sito, avevo scritto appunto che ho fatto io canto in coreano, e quando mi hanno chiamato mi hanno detto che potevo portare una canzone in coreano al posto magari di una in italiano, perché io non canto in italiano, comunque diverse difficoltà a cantare in italiano, non mi piace la musica italiana. Quindi ho portato, per l'unica canzone italiana, All'alba sorgerà di Frozen. Poi ho portato Hide Taeyeon in coreano, di nuovo. E in inglese ho portato Give Your Heart a Break di Demi Lovato e I Will Feel di Avril Lavigne. Vi dico che le canzoni in inglese non me le hanno chieste. Io sono entrata, mi hanno subito visto quell'outfit che era l'outfit a cua, quello del Luca Comics, ma non avendo appunto ascoltato i vostri consigli mi sono scordata il sottocorno a casa, quindi era una cosa improponibile. Ho dovuto cambiare anche scarpe, perché in teoria ci andrebbero le scarpe rosse con il tacco che io ho, ma senza il sottocorno sembrava una cosa molto più bambinesca, quindi ci ho lasciato le Converse, quelle alte e bianche che ho, in modo che avessero un po' più di senso, perché sennò staccava troppo, e quindi era una cosa un po' molto buttata lì, e mi vergognavo anche un po' effettivamente, perché quel vestito è molto molto corto, con un sottocorno ha senso, senza sottocorno, oh mio Dio no. Io non mi sono nemmeno vista allo specchio, tra l'altro, spero non sia una cosa troppo brutta. Mi hanno subito chiesto tantissime cose sul mio personaggio, e appunto perché il nome, cosa significava, perché l'outfit, perché mi sono avvicinata a questo tipo di musica, a questo mondo. Gli ho spiegato del cosplay, gli ho spiegato tantissime cose. E mi hanno chiesto anche cose molto personali sulla mia famiglia, su chi mi segue, su se la gente che è nella mia famiglia approva questa cosa o no, perché voglio fare X Factor. Una marea di domande. Mi hanno fatto cantare quasi tutta AI, fino diciamo allo special, quindi ho saltato la parte dell'acuto alto, e devo dire che nonostante tutta la giornata sia stata molto male, sono riuscita a cantare bene, incredibilmente, non me l'aspettavo nemmeno io. Sono stata infatti non tanto contenta, evidentemente da poi come andrà, perché per X Factor ti chiamano entro 30 giorni, cioè se ti chiamano vuol dire che sei passato dal secondo provino, altrimenti no. E però anche se non mi chiameranno, sono contenta del mio risultato, cioè visto che stavo anche male, pensavo di andare molto molto peggio, invece mi sono divertita, ho detto tutto quello che volevo dire, che potevo dire, come lo volevo dire, come volevo dire, e ho cantato anche abbastanza bene, quindi dai. Sorpresa, cioè io non me l'ero nemmeno preparata, non mi ero preparata nulla da cantare e ballare, perché comunque dovendo cantare a cappella, ossia senza base, sarebbe stato difficile ballare anche a tempo. E invece mi hanno detto che, avendo visto un video, sinceramente non so quale video, io ho linkato la mia pagina, ma ti pare che sia andata a vedere video mia. E hanno visto dei video in cui io canto e ballo, e quindi volevano vedere qualcosa di me che cantava e ballava. Allora gli ho improvvisato Lion Heart lì per lì. E poi mi hanno fatto cantare un 20 secondi nemmeno di Frozen, per sentire come cantava in italiano. E erano tutti diciamo molto entusiasti, c'erano 2 donne e 2 uomini. Un uomo molto, molto molto serio, che era quello che parlava un po' più, no? Che mi metteva un po' di errore effettivamente, che è quello che mi ha detto che voleva sentire anche come cantava in italiano. L'altro che mi ha detto che era pazzo di me, cioè proprio innamorato, che diceva che figo ogni cosa che
insomma, quando cantavo, quando ballavo, era tutto, diciamo, commentato. Un'altra signora che sarà zitta tutto il tempo, sorrideva e basta, però beh, sorrideva, quindi ottimo. E un'altra signora ancora che mi ha fatto tante domande, anche lei la vedevo, diciamo, entusiasta della mia proposta. Insomma, spero sia andato tutto bene. E la cosa figa in tutto ciò è che tutta la giornata, mentre io aspettavo lì fuori i bambini, anche mentre stavo per entrare, infatti mi hanno fatto rilassare anche loro, mi hanno fatto una marea di riprese, di foto, perché appunto mi hanno detto, con questi capelli biondi, con questo look, non possiamo non riprenderti. Vabbè, però è stato figo, mi sono divertita, mi sono sentita lì per di un po' una VIP, forse non dovrei. È stato tanto figo, però spero che qualcosa vada in TV, almeno è servita a qualcosa. Vi farò comunque sapere come andrà poi X Factor, quando mi daranno una risposta, se mi daranno una risposta. Siamo arrivati agli ultimi annunci, che sono, tenetevi forti, guardate le mie mani mistiche. Gli annunci per le prossime gare alle quali parteciperò, che sto già da qualche giorno annunciando piano piano sulla mia pagina e che poi verranno tutte riunite in un unico posto che sta in alto, dove metterò anche tutti i dettagli di ogni fiera. Sono praticamente le fiere a cui parteciperò fra fine maggio e inizio giugno, per questo le metto tutte insieme, e poi ce ne saranno altre anche a fine giugno e metà luglio, in teoria, se non cambia nulla. Quindi poi comunque rimanete aggiornati sulla pagina. Però queste fiere sono la fiera del fumetto a Novegro, la cosiddetta Novegro estiva, che è per me la prima Novegro, e non sono mai stata a Novegro né invernale né estiva, e ci sarò tutta la fiera praticamente due giorni con Epicos, e quindi avrò uno stand con Epicos, mi esibirò la domenica sul palco durante la pausa della giuria per la gara cosplay, e ci sarà anche un'altra piccola sorpresa che vi svelerò poi. L'outfit che indosserò è il mio primissimo outfit, sarà presente quindi a Novegro e quindi al nord, quindi tanti voi del nord che magari mi aspettano possono ritrovarmi e rivedermi di nuovo a Novegro. Poi il 27 maggio, solo il 27 andate e ritorno in giornata, sarà il Big Geek a Bari, anche questa fiera per me per la prima volta. Sono felicissima di tornare al sud perché l'anno scorso mi sono divertita tantissimo e quindi sono contenta di venire al Big Geek, che sembra essere una fiera fantastica, tipo un mondo a parte, una dimensione parallela meravigliosa in cui esiste solo il Big Geek. Wow, fantastico, meraviglioso, tutto bellissimo. Avrò anche lì un concerto molto 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 grande e lungo sul palco, e vi darò poi altre informazioni se riuscirò ad avere stand gadget o cose del genere. Comunque in ogni caso potete fermarmi e dirmi, Tosoto, io me faccio una foto con me, lo pretendo, io vi dirò va bene, faccio quello che vuoi. E quindi 27 maggio al Big Geek a Bari, e tornerò anche al sud, e poi ancora più al sud il 3 giugno, solo il 3 giugno, sarò ad Etna Comics. L'anno scorso me la sono fatta tutti i giorni, quest'anno invece purtroppo riesco ad esserci solo il venerdì, e avrò un concerto prima della gara Disney di venerdì sul palco. Spero di vedervi in tanti, poi anche su Etna Comics vi darò maggiori informazioni in seguito. Ma sono davvero contentissima di tutte queste fiere, anche se ho tipo 10 giorni per prepararmi tutto. La cover di oggi dovrebbe essere appunto l'opening di Chanebio de Mokoi Gashitai, che spero mi venga bene perché sono molto malata. E ricordatevi appunto le cose più importanti, oltre appunto i racconti delle cose passate ormai, sono 22-23 maggio Novegro estiva, 27 maggio Big Geek Bari, 3 giugno Etna Comics a Catania. Vi aspetto in tutte queste fiere per incontrarmi, venire ai miei concerti e stare un po' con me, non mi lascio di sola. Spero insomma di divertirmi tanto, spero che queste nuove esperienze siano davvero tanto belle e che mi lasciano qualcosa come finora è sempre successo. Comunque, ci vediamo al prossimo vlog, voi continuate a seguirmi, a farmi domande e a iscrivervi ai miei canali, a proporre tante cover perché piano piano le sto finendo, non sembra ma le sto finendo. Continuate a venire agli eventi dove canto, a vedere i miei concerti, a sostenermi. Ci vediamo al prossimo vlog, in cui vi dirò appunto della puntata di Ciao Darwin appena passata, del casting a Rainbow e nuove novità non si può sentire, per le fiere appunto alle quali parteciperò fino a maggio. Sarà la settimana prossima il prossimo vlog, perché adesso posso farlo, e ci vediamo più là. Bye bye!